Oggi siamo qui con Marco Toticchi e gli diamo il benvenuto e come prima domanda, Marco, dici una cosa difficilissima sulla quale avrai dovuto studiare per giorni. Quanti anni hai e da quanti anni ti occupi di sport? Che sport fai? Allora, ciao Maurizio, ho 23 anni e faccio sport da parecchi anni, diciamo. Gli ultimi 2 anni ho iniziato a fare grappling. Riguardo questo sport sto facendo delle gare, okay. A livello agonistico sono impegnato in questo. Qual è il modello prestativo che caratterizza questo sport? Cosa fate in gara? Allora, è uno sport di lotta, non ci sono colpi, quindi niente pugni o calci, ma proiezioni, si prende la posizione di controllo e se ci si riesce si applica una sottomissione per far arrendere l'avversario. E da quanto tempo sei vegano? Sono vegano da 5 anni, perché cercavo una dieta migliore, mi è scattata una consapevolezza in più maggiormente etica. Quindi adesso se dovessi parlare della mia scelta, ecco, la mia motivazione principale è etica. Ma hai avuto dei riferimenti a casa, o meglio, i tuoi genitori erano già vegan oppure è stata una tua presa di coscienza indipendente? No, a casa mia nessuno è vegan, è stato fatto tutto da me, diciamo. Come si concilia questa tua scelta all'interno di casa tua, dove i tuoi genitori invece questa scelta non hanno fatto? All'inizio ovviamente non è stato facile, perché ti mangi, ti andrai a ammalare, avrai delle carenze, eccetera, eccetera. Ovviamente poi informandosi anche dal punto di vista scientifico, anzi soprattutto scientifico, non è assolutamente così. Quindi la realtà dei fatti poi alla fine ha fatto in modo che accettassero la mia scelta. Anzi, devo dire che ultimamente sono quasi vegani anche loro. Direi che con questa opera di conversione che dal figlio si tramanda al genitore, che segue un po' un percorso inverso, possiamo salutare i nostri spettatori, magari sulle note, o meglio parafrasando un po' quello che è uno dei successi attuali. Vogliamo dire andiamo ad allenarci? Che ne dici? Sì. Andiamo ad allenarci. Andiamo ad allenarci. A Terenata.